È un vero e proprio shop della solidarietà, ma con tantissime proposte, tutte di alta qualità, che si tratti di prodotti enogastronomici o di abbigliamento e accessori, libri, stampe, quadri, articoli per la casa e molto altro ancora. È il Temporary Shop che la Fondazione Marcegaglia, come ormai tradizione, allestisce nello spazio in via Roma 1 a Mantova nel fine settimana, che coincide con il via alle iniziative natalizie in città. Tutto il ricavato viene devoluto alle diverse missioni di solidarietà con cui la Fondazione è impegnata, Fondazione di cui è presidente Carolina Toso Marcegaglia, che peraltro quest'anno festeggia i 10 anni di attività. È stata una tappa importante perché ci siamo concentrati su 2 macro attività in Italia e all'estero. Le donne ho come nostro focus, in particolare donne vittime di violenza. In Italia abbiamo cercato di fare rete tra diverse realtà che hanno messo a regime le loro esperienze, si sono confrontate in modo da poter essere più efficaci in risposta alla violenza sulle donne. Dall'altro in Ruanda ci siamo concentrati sempre sulle donne, ma sulle nuove attività che possono essere generatrici di reddito. Per cosa sarà devoluto quanto raccoglierete? Come ogni anno ci concentriamo sulle attività del CAB, Centro Aiuto alla Vita e Centro Antiviolenza di Mantova, quindi a favore delle donne ospite nei centri. E anche, non soltanto, le donne che hanno iniziato nuove professioni in Ruanda. Quindi ci siamo concentrati su quello che riguarda in particolare la formazione, quindi sia in Italia che all'estero. Progetti di solidarietà davvero importanti, dunque, quelli a cui andrà il ricavato del Temporary Shop. Non resta che approfittare della giornata di apertura di domani per fare o farsi un bel regalo che si trasformerà in un aiuto concreto per chi ne ha davvero bisogno.